Oggi ci troviamo qui sulla strada della Lamaia, praticamente nella piazzola dei Tre Mari. Perché siamo qui? Non siamo venuti per gli alberi, ma siamo venuti perché la Fondazione ha approvato un progetto che è quello dei punti binocolo, cioè quei punti panoramici più belli dell'Elba che una volta esistevano fino agli anni 90, poi dagli anni 90 in poi è diventato tutto bosco e non si vede più nulla. Vedete, anche nel cartello che indica la strada, Colle Pecorino, c'è i tre laghi e questo è una cosa che bisognerebbe ripristinarlo, cioè da qui si vedeva i Tre Mari che era uno spettacolo unico e questa piazzola fu lasciata quando fu allargata la strada proprio per questo motivo, perché c'erano i Tre Mari. Ora, non è che qui si deve tagliare completamente il bosco e tutto, però se noi guardiamo le immagini del passato, se guardiamo una foto come quella che stiamo proiettando in questo momento, si vede che c'erano i lecci belli grandi, ma erano puliti e si vedeva comunque tutto il panorama. Ora qui è diventato una selva, queste piante si possono pulire. A chi ci dobbiamo rivolgere, visto che il parco sta pungendo perché si faccia questa attività? Noi abbiamo anche chi gratuitamente ci fa il lavoro, però bisogna avere permessi e per avere permessi ci sono le vie burocratiche. Ora, abbiamo scritto a tutti i comuni, al parco e anche alla forestale, per chiedere il loro contributo proprio per cercare di accorciare le vie burocratiche e cercare di fare questo lavoro. È possibile che negli anni 60, 70 e 80 ci fosse questa bellezza da vedere e poi viene chiusa? Poi diciamo che vogliamo fare turismo. Lo sapete dove sono state prese queste foto che vi proiettiamo? Queste sono foto che abbiamo preso da delle riviste tedesche, i quali consigliavano i loro clienti, erano agenzie tedesche naturalmente, a venire all'Elba perché c'erano questi spettacoli incredibili da vedere. E noi oggi ci troviamo chiusi dentro il bosco e basta. Non è che se tagliamo un leccio, visto che sono anche malati sopra, o le spuntiamo, o le puliamo e lasciamo solamente delle madrine, facciamo un danno. Ora, qui naturalmente credo che sia il comune di Marciana. Il comune di Marciana dovrebbe attivarsi per questo, visto che è molto sensibile a tutte le cose. Tra l'altro Anna Vulgaresi è una donna in gamba, veloce in tutte le cose, dovrebbe perlomeno cercare di accorciare le vie burocratiche. Noi abbiamo chiesto solamente che ci dicessero dove sono gli alberi più grandi e gli abbiamo mandato anche il programma dei punti binocolo. Ora, se c'è interesse da parte dei comuni, che ce lo facciano sapere, altrimenti noi non sappiamo proprio come andare avanti, perché qui ci vuole il permesso del comune ed è il comune che deve fornirci questo permesso. Vi ringrazio, alla prossima puntata.